Sì, è un'esperienza che si rivela un'esperienza di grande grazia, di grande arricchimento, perché qui tutto il mondo è presente nella persona dei vescovi delegati dalle conferenze episcopali di tutto il mondo. Quindi questa eco della cattolicità della Chiesa fa molto bene, mi fa molto bene e desidero trasferirla nella mia diocesi di Genova. È un momento questo, è stato un momento in questa prima parte in cui abbiamo individuato meglio il metodo per poterci rapportare e comunicare sia nell'aula sinodale, dove è sempre presente il Santo Padre Francesco con grande attenzione, e sia nei circoli minori. Quindi abbiamo individuato e rodato il metodo e ormai i lavori, ecco, sono decisamente più veloci. Ci rivolgiamo ormai verso la terza parte dell'Instrumentum Laboris, che è la parte più corposa, ha molti numeri, una settantina di numeri, e affronta anche delle questioni più pastorali, più pratiche. E nella prima parte abbiamo affrontato più le questioni dottrinali alla luce della Sacra Scrittura, della tradizione, del Magistero della Chiesa e della realtà. Adesso ci inoltriamo, ecco, direi più rafforzati, più confermati nella seconda parte. Sì, direi che, se così si può dire, la Chiesa italiana, grazie alla sua storia e alla sua tradizione, porta con sé una particolare vicinanza alla gente, alle famiglie, ai nubenti, agli sposi, ai fidanzati, ai giovani, proprio perché sappiamo bene che l'Italia, pur essendo un territorio relativamente ristretto, piccolo rispetto ad altri paesi nel mondo, però ha una ricchezza di diocesi, di parrocchie e quindi, grazie a Dio, nonostante tutto, anche dei sacerdoti, che permette tuttora questa grande vicinanza, puntuale, capillare vicinanza alla gente. Questo vuol dire conoscere direttamente le problematiche e condividerle nel quotidiano. Direi che se c'è una peculiarità del nostro episcopato, mi pare che sia questa.